e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, eliminando le barriere che dividono l'Europa, assegnando. Perché sappiamo che senza questo orizzonte i poveri sarebbero. È di esserci anche domani, anche dopodomani, anche nelle prossime settimane. Il mio saluto caloroso, il nostro saluto caloroso al presidente Mattarella e digli grazie per la lezione che ha dato, per lo stile, per il rigore, per la saggezza, per la forza. Noi chiediamo scusa al presidente della Repubblica per quello che ha dovuto sentire, non certo dalle nostre parole. I ministri, i parlamentari, i presidenti del Consiglio, i presidenti generali, ed è il segno della destra, del suo programma, del suo contratto. Presidente, non soltanto abbiamo stretto i populisti e i liberali, però guardate, grande sindacale della sua categoria, ci preoccupa soprattutto colui che andrà al Viminale perché vuole deportare 500.000 persone, 500.000 esseri umani, e questo è sconvolgente. Al proprio destino dell'Europa, ma l'Europa non si riesce a salvare solo il futuro di crescita della nostra economia. Grazie. Questo è un governo che ha valori diversi dai nostri, un governo che mi pare di capire ha messo prima di tutto la flat tax. Unità, diciamolo, non si protegge se si chiude. E per dire no anche a delle forze politiche che fino a poche ore fa parlavano della messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. Nuovi posti di lavoro e anche a valorizzare le. Beh, la preoccupazione più grande è per il clima securitario di odore di manganello mediatico o materiale che c'è. Costoro devono mantenere integrità, autonomia e non possono essere. Mi preoccupa questo fatto dell'uscita dall'Europa, dall'euro. Ci preoccupa di più per il prossimo governo è questo euroscetticismo dilagante e l'attacco indiscriminato alle istituzioni del paese. Prima delle elezioni fosse composto il 99% da tecnici. Ma io volevo solo dire che oggi sono qui perché sto con Mattarella. Del governo me ne preoccuperò da domani. Grazie. Livello di occupazione e di protezione sociale, la parità. Hanno capito di una politica rancorosa e di parlare fuori tono. Io faccio l'imprenditore nel settore